grande edizione quest'anno di Agrimont, finalmente in presenza. L'anno scorso è stata virtuale, 2 anni fa non l'abbiamo potuta fare, ma siamo felicissimi perché le aziende presenti quest'anno superano addirittura i numeri del 2019, l'ultima fiera in presenza. Quindi è un grande risultato per noi che dimostra da una parte di un grande lavoro fatto dalla squadra di Longarone Fiere, dai soci che hanno tutti partecipato a promuovere questa edizione, ma anche da parte delle aziende, perché le aziende stanno dimostrando una grande capacità di reazione in un momento difficile, perché oltre all'emergenza sanitaria dobbiamo ricordare l'emergenza delle materie prime, la guerra, tutti gli altri disastri che stanno capitando in questo periodo. Quindi abbiamo fra l'altro un'edizione ricca anche di avvenimenti, abbiamo con l'Istituto Agrario di Feltre anche organizzato dei corsi di formazione per la potatura, per l'innesto nelle piante, poi apimarca con le api, poi abbiamo anche tutta la parte destinata agli animali, un padiglione proprio per vedere, perché interessa anche i ragazzi, i bambini e le famiglie, gli animali che vivono nella provincia di Belluno, ma anche poi il florovivaismo, il giardinaggio, che sono tutte cose anche che piacciono a tantissime persone che magari sì sono interessate all'agricoltura, alla zootecnia, ma non sono così esperti. Ho visto macchinari, ho visto degli stand stupendi, quindi invito tutti voi a venire. Oggi è il primo fine settimana che termina con domani, domenica, ma poi avremo anche venerdì pomeriggio prossimo, venerdì 25 marzo, fino alla sera di domenica. Quindi venite perché proprio ne vale la pena.